scherzi e ancora e lunghe pedalate in buona compagnia. E poi a scuola di nuovo in allegria. Ciao Nicola, con i tuoi amici come ti va? Sei sempre allegro, eccoti qua con la tua classe, ciao! La partita di pallone. Quella è la squadra con cui abbiamo vinto la coppa. E quello sei tu? No, quella è Jeanette, il nostro portiere, fortissima. Io sono qui. Eri tu il miglior giocatore? No, cioè, non me lo ricordo. Ah, sì, capisco, allora eri una schiappa. No, non ero affatto una schiappa. Anzi, se non avessi incontrato tua madre, sarei diventato un vero campione. Oh. Ma la nostra forza, figliolo, era un grandissimo spirito di squadra. Giocavamo insieme e andavamo sempre d'accordo. Questo è il segreto per vincere. Invece io e i miei amici litighiamo sempre, così smettiamo di giocare e nessuno vince. Allora cominciate a non litigare più, così un giorno anche voi potrete vincere una coppa. Sì, abbiamo vinto! Evviva, abbiamo vinto! Sì, però quando giochiamo non c'è mai niente da vincere. Prendi questa, figliolo. Vi presto la mia coppa. Davvero? Non vedo l'ora di mostrarla a tutti i miei amici. Sicuro, portagliela, ma mi raccomando, fai attenzione. Ehi, Clotaire, Alceste! Indovinate che cosa mi ha prestato mio padre? Si mangia. Com'è brutta. Cosa hai detto? Questa coppa è bellissima e poi se lo vuoi No, non dobbiamo litigare, altrimenti non saremo mai una vera squadra. Hai ragione, è brutta. Potremmo far finta che è una finale e la squadra che vincerà prenderà la coppa. Sì, potremmo anche dire che c'è della cioccolata dentro e che dopo ce la berremo. Come vuoi, Alceste. Allora la facciamo una partita? Va bene, vediamo un po' chi viene a giocare. Decidiamo che anche la squadra che perde può bere la cioccolata. Una buona idea, no? Sì! Facciamo le squadre? Chi vuole essere capitano? Io! Non cominciate a litigare! Altrimenti non giocheremo più e non ci sarà nessun vincitore! Quello che conta in una squadra è essere uniti! Ma che stai dicendo? Non stiamo litigando! È vero, infatti sei solo tu che litighi se proprio lo vuoi sapere! Sì, e poi non scaldarti! Farei tu il capitano, dopo tutto la palla è tua. Io invece sarò la tua capitano. Ah sì? E sentiamo perché. Perché mio padre mi ha comprato le scarpe da calciatore. Se sarò il capitano ve le farò provare. Sì, gioco al capitano. Ma solo dopo la partita. Ovviamente quando giochiamo le metto io. D'accordo, allora io scelgo Louisette perché ha un tiro molto potente. Io invece prendo Maxon. Perché con le sue gambe lunghe corre più veloce di tutti voi. Alceste, prendi Alceste. Con lui in porta la palla rimarrà incollata alle sue mani appiccicose. Ehi, un momento, non sei mica tu il capitano. Mi sono stufato, scelgo io. Ma non voglio litigare per questo. D'accordo, prendo Alceste. E io prendo Aud. Sì! Secondo me Clotaire è molto bravo in attacco. Prendo Clotaire. Oh, sì! Io Rufus. Ah, sì! Joachim. Sì! Ah no, hai barato, non vale. Mi è rimasto solo Agnanda a scegliere e non sa giocare. Sei costretto a scegliermi, altrimenti Nicola avrà un giocatore in più e non potrete giocare. È matematico. Ah, i cocchi della maestra devono sempre mettersi in mostra. Dai, vieni con noi.
Ma che ci fai qui? La tua porta è dall'altra parte. Lo so bene, ma laggiù ho il sole negli occhi e mi dispiace, non posso mangiare la mia merenda se non vedo dov'è la bocca. Ma qui sono arrivato prima io. Perché non facciamo testa o croce per decidere da che lato giocare? Pronti? Testa, l'ho detto prima io. La mia moneta! Dov'è? Dov'è finita? Lasciamo perdere testa o croce. Dai, iniziamo a giocare. Io non gioco senza la mia moneta. Visto che non hai lo spirito di squadra, giocheremo senza di te. Ma se Joachim non gioca, le squadre non sono più alla pari. È matematico. Ah, Nyan, stai cominciando a innervosirci con la tua matematica. E se chiedessimo a Marie Edwige di giocare con noi? Che stai dicendo? È una ragazza, non sa giocare a calcio. Assolutamente, mi sporcherei troppo e poi voi ragazzi non fate altro che picchiarvi. È vero, ma oggi non succederà. Vogliamo stare uniti e divertirci. Sarà uno spasso, vedrai. Ha ragione Luisette, le ragazze non capiscono niente di calcio. Come? Che cosa avrebbe detto Luisette? Marie Edwige giocherà con noi. Ha ritrovato la mia moneta. Quindi adesso potrai giocare. Non hai avuto una bella idea? Ora c'è un giocatore di troppo nella squadra. No, se tu farai l'arbitro della partita. E perché dovrei essere io l'arbitro? Perché ti abbiamo votato tutti. Allora se io farò l'arbitro, Rufus dovrà prestarmi il suo fischietto. Non c'è bisogno, quando me lo chiederai io fischierò. Molto bene, questo è lo spirito di squadra. Dai, cominciamo, fischia! Adesso sarà difficile vincere la coppa. Giochiamocela a testa o croce. Se volete potete venire da me a vedere i miei nuovi giocattoli. Sì! E la mia palla, allora? Non possiamo lasciarla sull'albero. Conosco un bambino che ha fatto finire la sua palla in cima a un albero. Credimi, non l'ha mai più rivista. Io la tua palla te la recupero in un secondo. La mia scarpa! Ridammela subito! Se non me la restituisci, lo dico a mio padre! Ai! Che male, che male, che male! Non sai nemmeno prendere la mira. Ti faccio vedere io come si fa. No, la mia scarpa! Forza, dammi l'altro piede. No, e per punirvi non verrete più a giocare da me. Che cosa sta dicendo? Perché non lanciamo la coppa? No, ragazzi, ho un'idea migliore. Insomma, la smettete di muovervi! Ti vuoi sbrigare, Nicolà? Pesi troppo! A chi lo stai dicendo? A te! Zitto e reggi! Dillo, se hai coraggio! Attenzione, sto cadendo! Amici, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Sì! Stavolta tiro io per primo! Ehi, ma aspettatemi, insomma, il pallone è mio! A calcio si gioca con i piedi, non te l'ha detto nessuno? Mi dispiace doverti sempre contraddire, carina, ma stai dimenticando che esiste un portiere in questo gioco? Sì, però non sei tu il portiere. Ti stai sbagliando al sesto e poi vi faccio notare che la partita non può iniziare finché non c'è l'altro portiere. Sì, certo, comunque non potremo mai cominciare se non molli la palla. È vero, ma la regola dice che non si può iniziare se c'è un giocatore sull'albero. Ehi! Forza, Nicolà, scendi da lassù, vieni a giocare. Sì, ma il problema è che soffro di vertigini. Una volta è successo a mia mamma. È salita su una sedia per nascondere dei barattoli di marmellata su un armadio e paf, una vertigine. Smettila di fare il ridicolo, ci rovini la partita facendo il pagliaccio lassù. E poi come si fa a soffrire di vertigini su un albero così basso? Se allungassi il braccio potrei quasi darti un pugno sul naso. Le vertigini non dipendono dall'altezza e non è così che aiuteremo Nicolà. Ascolta, dovresti cercare di scendere senza mai guardare giù. D'accordo, provo a farlo. Come farà adesso a scendere?
Mi servirebbe una scala lunga. Chiediamola alla signora Scarbiglie, ne ha certamente una al negozio. Spero tu sia maturo, Nicolà, perché veniamo a raccoglierti, amico. Va bene, adesso puoi scendere. Attenzione! Come va? Stai bene? Sì, non ho niente di rotto, almeno credo. Beh, qualcosa di rotto c'è. Guardate. Non credo che il signore Scarbiglie sarà contento. Pazienza, gli diremo che è stato un incidente. Ma prima giochiamo. Dov'è la palla? Che succede? In effetti ce l'ha. Il signore Scarbiglie voleva essere sicuro che gli avremmo riportato la scala in buono stato. Ah, per la coppa ti diamo a sorte. Allora, figliolo, chi ha vinto la coppa? Il signore Scarbiglie. E come mai avete dato la mia coppa al signore Scarbiglie? Abbiamo dovuto farlo per riavere il nostro pallone. Ma perché aveva lui il vostro pallone? Per via della scala. La scala? Ma insomma, di quale scala stai parlando? Di quella che ho rotto, ecco perché si è tenuto il pallone e anche la coppa. Io non capisco niente della tua storia, ma ho l'impressione che anche questa volta mi toccherà pagare i danni che avete fatto tu e i tuoi amici. Grazie, papà! Sapevo che avrei potuto contare sul tuo spirito di squadra.